piatto migliore di questa serata del suo repertorio? Sono tutti piatti importanti, non c'è un piatto più buono, diciamo c'è un'escalation a partire dallo scampo dell'amico Andreas a finire al mio baccalà piuttosto che la lombadina di vitello dell'amico Massimo. Sono comunque dei piatti di altissimo livello, con molto semplici nella sua preparazione, ma è molto importante a livello gustativo. Uno chef stellato cosa deve sapere fare in più degli altri? Io credo la precisione è molto importante, oggi molto importante, la materia prima ricercata. Tanto lavoro e poi prima o dopo il sacrificio viene pagato, ma io penso tanti possono arrivarci se hanno la voglia. Quanto è importante per Taormina essere capitale stellata, avere tutte queste stelle? Io credo per Taormina è una bellissima cosa e spero che Taormina capisca. È una cosa importante che porta clientela a Taormina, porta una clientela mirata a Taormina e ormai siamo in tre, in quattro a Taormina, significa che la gente si ferma 4 giorni, è una bellissima cosa. Oltre noi ne usufruiscono anche gli altri, perché magari poi la curiosità è tale da andare a provare anche un altro ristorante intorno a noi, no? Quindi è un bel circuito, sicuramente sì. Ci vuole costanza, determinazione e lavorare sempre bene. E noi diciamo col Made in Sicily diamo queste grandi aspettative al cliente. L'idea di rilanciare Taormina come città e capitale gourmet, questo è il nostro obiettivo, di fare di questa città un luogo che possa rilanciare l'enogastronomia siciliana, ma non solo, del sud Italia, perché crediamo che abbiamo le carte in regola per poter fare un lavoro di promozione su quello che è il vino di qualità e della ristorazione di qualità. Il nostro augurio è quello che Taormina possa solo crescere, perché ha la potenzialità per farlo. Grazie a tutti. Thank you.